Gruppo Conte, Eboli 3.0, insieme per Eboli e Forza Italia con Cardillo, stanno costruendo una cordata da opporre a Cardillo nella prossima tornata elettorale. La novità delle ultime ore è la decisione che sarà proprio una donna ad opporsi all'attuale sindaco. Lo ha detto il capogruppo MDP Leo Antonio Conte nell'intervista rilasciata ieri sera a Sud TV nel corso della trasmissione Fatti e Dintorni. Io lo vado dicendo da tempo, qualcuno ha fatto un po' la faccia un po' così, però poi ci riflettono. E tutti ci incominciamo a convincere che una donna, una, certo, che abbia una certa professionalità, ma soprattutto personalità, certo, che abbia a cuore questa città, potrebbe secondo me veramente svolgere il ruolo di sindaco. Oppure c'è un'alta personalità, che però in questo momento sia l'una che l'altra abbiamo ancora qualche difficoltà probabilmente quindi, ad individuare, te, però ci si può lavorare. Secondo te quindi un passo indietro lo farà sia Cardillo che un Conte? Bisogna, ognuno di noi, se dovesse essere questo il percorso, e se dovrà fare un passo indietro. Se questo percorso è condiviso da tutti e se effettivamente c'è una donna con la personalità, con le attitudini, certo, e le donne, devo dire la verità, sono le donne, quelle, ce le hanno, sono quelle che maggiormente hanno attitudine alla politica, perché difficilmente sono corruttibili, sono attente e come ogni donna guardano anche ai centesimi di spesa. Questo già per noi è molto molto importante, perché così mettiamo da parte tutta una serie di dubbi, di perplessità, di questo e di quello. Eh sì, questa infatti è una bella cosa. Possiamo poi farci... deve avere una visione politica vasta, diciamo così, una visione politica ampia, aperta, e le donne questo ce l'hanno per natura. Non ci sono tante donne però. Non ce ne sono tante, sì, però questo lo dobbiamo dire, però ci possiamo lavorare. Sicuramente. E se dovesse venire fuori una donna con queste caratteristiche, non sono tante, ma ce ne sono, tutti dovranno fare un passo indietro.